Bene, benvenuti. 5 segni che non ti vuole via messaggi. Come scoprire se lui è davvero interessato o se non è interessato via messaggi? Questi sono dei segni semplici, classici, tipici, che incontrerai da persone che appunto non sono realmente interessate o che in teoria non vogliono davvero investire nei tuoi confronti. Quindi non è difficile riconoscerli, molto facili, vediamo insieme. Prima di andare avanti, ti ricordo sempre di iscriverti al mio canale, io sono Federico Picchianti e che in descrizione trovi il link per il mio libro, che tra l'altro trovi anche scrivendo nome e cognome su amazon.it e trovi anche il link per prenotare una consulenza gratuita conoscitiva e vedremo se posso aiutarti e come. E inoltre trovi anche il numero di telefono per farmi domande via SMS. But let's get to the action, andiamo avanti. Dunque, vediamo un po' questi 5 segni che una persona non ti vuole via messaggi, perché alcune persone fraintendono un po', diciamo, i messaggi e come dicevo in altri video in precedenza, quello che succede è che all'interno di questi magari messaggi, della chat, ma anche di alcuni segni dal vivo, si va a ricercare soltanto il lato positivo, cioè io vedo davanti a me una persona che all'80% ha negatività nei miei confronti, quindi una poca diciamo retroazione positiva, retroazione diciamo non positiva all'80% e mi focalizzo solo sul positivo del 20%, che nella vita potrebbe essere un atteggiamento, un comportamento funzionale, ma insomma nelle relazioni non credo che sia proprio il massimo della vita, in quanto dovrei avere un 80-70% positivo e non un 20% positivo e poi andarmi a cercare l'ago nel pagliaio per sentirmi sicura, eventualmente poi andare avanti e creare una relazione che alla fine non mi porta a nessuna parte. Ma andiamo avanti. Questi 5 segni sono super facili via messaggi. Il primo è quando sei sempre tu che devi letteralmente scrivere per prima. Scrivere per prima significa che hai un ratio 7 a 1, 5 a 1, dove 5 volte sei sempre tu che inizi il contatto della conversazione. Cioè, l'esempio è, eventualmente, inizia la conversazione oggi, tu gli scrivi per prima, parlate, finisce stasera. Domani ricominci tu e gli scrivi tu per prima, dopodomani idem, dopodomani ancora, il sabato, domenica, lunedì, martedì, sempre così. Poi una volta ti scrive lui e poi ricomincia. Dove sei sempre tu a contattare l'altro. Questo non è un buon segno di attrazione, è un segno dove tu stai facendo il grosso del lavoro, dove tu stai portando gran parte del lavoro avanti, piuttosto che invece farlo insieme. Il gioco dei messaggi dovrebbe essere una situazione di scambio, come se fosse un gioco di ping pong, cioè un messaggio lui, un messaggio tu e così avanti, non 5 messaggi tu, un messaggio lui. Insomma, il ratio di messaggi è importante e anche l'iniziazione, scusami, diciamo, l'inizializzazione della conversazione è importante ed è importante che non sia soltanto tu a farla. But let's go on. Il secondo è quando non fa domande. Quando ti rapporti con una persona che fa esclusivamente richieste in monosillabo o senza punto di domanda, cioè ti dà risposte monosillabe. Monosillabiche, credo si dica, monosillabiche, e non ti fa domande, beh, quella persona ti sta dicendo, guarda, che non sono interessato a proseguire la conversazione. La conversazione quindi significa che implica che non vuole creare quella situazione di small talk, quella situazione di conoscenza minima anche per messaggi, magari per sapere più o meno che cosa stai facendo, magari per organizzare. La risposta monosillaba non va tanto bene, è abbastanza, diciamo, evidente come segnale negativo nei tuoi confronti. Poi c'è il terzo segno, risponde tutto in breve, cioè nel senso ogni cosa, ogni tipo di risposta è un po' simile a quella precedente. Magari quella precedente dico non fa domande, quella situazione, la situazione al terzo punto invece è quando lui risponde tutto brevemente, super breve, super conciso, non va avanti e in più, come al punto 2, non fa domande, non ti chiede niente. Dunque la persona ti sta dicendo guarda che non sono interessato a proseguire la conversazione, ergo non sono interessato a te. Questo lo puoi, diciamo, già vedere da questo. Poi, invece, il quarto punto è l'esatto opposto, però ovviamente con la tempistica, quindi risponde a rilento. Cioè, a livello di tempistica, lui ti risponde dopo ore. Sempre, periodicamente, non ci sono mai momenti dove ti risponde dopo 5, 10 minuti, 20 minuti, mezz'ora, ma ti risponde sempre dopo 2 ore, 3 ore.
c'è una traccia continua dove rispondi dopo ore, 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 bene, in quel caso la persona, rispondendo sempre a rilento, sta dicendo: guarda che io non sono interessato a creare o coltivare qualcosa che funzionale con te. Basta, molto semplice. E poi c'è il quinto segno, è quando si inventa scuse, quindi un po' quello che io vi suggerisco a voi di fare, tra virgolette, che appunto genera attrazione. Quando si inventa scuse per la mancanza di costanza, cioè è mancante a livello di costanza, quindi non è costante, e quindi non fa cose, non risponde, eccetera, per messaggi, dice: guarda, scuserò al lavoro, scuserò con mia moglie, scuserò con mia figlia, scuserò al mare, scuserò in macchina, scuserò in viaggio, ma te lo dice magari dopo ore, sempre dopo ore, cioè questa cosa si ripete sempre nell'arco della giornata, nell'arco della settimana, nell'arco della vostra, tra virgolette, frequentazione, perché uno che fa così, se è un fidanzato, inizia a farmi due domande, se è uno che frequento, beh, sicuramente non è abbastanza preso. Soluzione potenziale, basilare, rispecchiare il suo stesso atteggiamento. Io sono Federico Picchianti, ti ringrazio per essere stato qua, iscriviti al canale YouTube, noi ci sentiamo al prossimo video, ti ricordo sempre che in descrizione trovi il link per prenotare una consulenza gratuita conoscitiva con me, valuteremo se posso aiutarti o meno. Trovi il numero per farmi domande via SMS e trovi questo libro e tanti altri su Amazon e al link in descrizione. Basta scrivere Federico Picchianti su Amazon.it e ti compaiono i miei libri. And I'll see you in the next.